Ciao Davsim, chiudiamo l'anno, speriamo di chiuderlo in bellezza. La Juventus con 50 punti, punta al 53esimo e comunque a superare anche quota 100 nell'anno solare. Quindi sarebbe un record più di 100 punti nell'anno solare con una vittoria, l'obiettivo sarebbe raggiunto. Una vittoria che però sarà molto difficile da ottenere in una partita sicuramente molto complicata. Allegri nella conferenza stampa di oggi, questo è il mio primo pre partita il giorno prima della partita, credo, solitamente lo faccio sempre il giorno stesso, ma la Juve non gioca mai alle 12:30 e quindi ho pensato di anticiparlo alla sera prima proprio perché pubblicarlo domani mattina non ci sarebbe stato il tempo, non ci sarebbe stato modo. E dunque Allegri nella conferenza stampa dicevo ha specificato appunto che ci sarà anche bisogno del sostegno del pubblico, un sostegno però sempre corretto. Infatti nella conferenza stampa si è anche parlato di temi extracalcio. In buona sostanza Allegri sulla multa che ha ricevuto non ha detto nulla, ma era prevedibile che lui non avrebbe detto nulla e che non gli avrebbero chiesto nulla per delicatezza. Ha detto però ho esagerato probabilmente con il quarto uomo e lui è stato l'unico errore di tutta la partita a Bergamo, mi sono innervosito un po' troppo, ma era per dare la scossa ai ragazzi in campo, però va detto che per quell'episodio Allegri non ha avuto nessun tipo di sanzione. E poi, parlando di tutto quello che è successo per Inter-Napoli e in generale, ha detto delle cose molto importanti. Ha detto che bisogna fare la riforma sulla responsabilità oggettiva e inserire la responsabilità soggettiva nel calcio per quelli che sono i disordini che avvengono di contorno ad una partita e sugli spalti, compresi i cori. Ci sono le telecamere, vanno sfruttate, vanno presi quelli che fanno degli illeciti e buttati via e non fatti più entrare nello stadio, ha detto Allegri. E ha aggiunto: se le cose vogliono farle, le fanno, altrimenti si scade nell'ipocrisia e allora io sto zitto. D'altra parte, non sono cose che posso fare io come allenatore, ma lo devono fare gli organi competenti. E sulla questione di interrompere le partite per insulti razzisti, Allegri è stato chiaro. Sono contrario ad interromperle. Le partite non vanno interrotte per un motivo molto semplice, perché le regole sono che solo il responsabile dell'ordine pubblico può interrompere la partita, né l'arbitro né naturalmente gli allenatori. Quindi non è un problema di Allegri, di Francesco, di Spalletti, di Gattuso, non è, di Ancelotti, non è un problema di nessun allenatore, è un problema di chi ha il compito di gestire l'ordine pubblico. Quindi le partite assolutamente non vanno interrotte. Io sono d'accordissimo, non d'accordo di più con Massimiliano Allegri su questa posizione. È una fesseria dire che bisogna interrompere le partite, cioè, o meglio, il punto qual era? Era la domanda era sul fatto se Allegri sarebbe d'accordo, sia d'accordo o meno, sul sospendere la partita su input della squadra, cioè l'arbitro non sospende la partita perché non può farlo e gli allenatori dicono ai giocatori fermatevi. È una cosa abnorme, non è prevista dalle regole, si rischierebbero tra l'altro sanzioni nel senso di partite perse a tavolino e quindi non è una cosa fattibile. Allegri è contrario, io sono d'accordissimo con lui su questo. E poi ha parlato anche dell'educazione, dei valori dello sport, cose su cui Allegri parla sempre molto approfonditamente, dettagliatamente, mettendoci la faccia ed è sempre stato anche un rappresentante dei valori dello sport da questo punto di vista. Quindi c'è solo da fare applausi a lui per queste cose. Ha anche detto un'altra cosa perché i giornalisti lo hanno un po' punzecchiato sulla questione Manchester United, credo che ne farò un video a parte, ma non ve lo garantisco, per analizzare appunto la questione, l'ipotesi che proviene dall'Inghilterra, secondo cui il Manchester United punterebbe ad Allegri come successore per le prossime, come allenatore per le prossime, a partire dalla prossima stagione per iniziare un nuovo ciclo. In che senso lui è stato punzecchiato? Nel senso che gli hanno chiesto questo, poi gli hanno anche chiesto: ma non ti viene voglia di andare via dal calcio italiano per tutto quello che succede? Lui ha detto che nel calcio italiano non vuole andarsene perché vuole anzi mettersi a disposizione per risolvere eventualmente i problemi, non scappare. E poi ha detto che ha un contratto di un anno e mezzo con la Juventus, sta benissimo e quindi eccetera, eccetera. Ma di questo eventualmente, ripeto, parliamo a parte. Per quanto riguarda più specificamente Juventus-Sampdoria, vi do quella che sarà probabilmente la formazione. Szczęsny in porta, a destra De Sciglio, centrali di difesa Rugani e Chiellini annunciati da Allegri, Bonucci finalmente e dopo le defaillance di Bergamo riposa. A sinistra ballottaggio un pochino più serio rispetto alla partita di Bergamo tra Alessandro e Spinazzola.
Io ve la butto lì, vi do Spinazzola titolare. Non credo comunque, però stando alle percentuali, diciamo che Spinazzola titolare al 40%, 60% Alexandro. Quindi qualche possibilità concreta Spinazzola di vedere finalmente il campo nell'ultima occasione utile ce l'ha. Perché ultima occasione utile? Perché molto probabilmente a gennaio andrà in prestito. Quindi questa è l'ultima volta che Spinazzola può mettere la maglia della Juventus questa stagione, probabilmente. Spero che giochi almeno qualche minuto. E come avevo già detto, pre-Atalanta-Juve significherà che la Juve avrà il risultato acquisito. Se lo fa entrare a centrocampo, squalificato Bentancur, c'è ballottaggio Khedira Matuidi, ma probabilmente giocherà Matuidi che aveva riposato a Bergamo solo per un attacco febbrile. Pjanic torna titolare e ovviamente c'è Emre Can dall'altra parte, proprio perché manca Bentancur. Quindi centrocampo a 3, inevitabilmente come sarà composto l'attacco? A 3, con Dybala che ha fatto un'ottima partita a Bergamo e gioca, Ronaldo che ovviamente torna titolare perché avrebbe saltato e ha saltato solo la partita di Bergamo. E Mandzukic che ha recuperato, ha detto Allegri. Quindi toglietevi dalla testa turnover, toglietevi dalla testa la conferma di Douglas Costa che ha fatto sicuramente un'ottima partita a Bergamo. Allegri ha parlato molto chiaramente di cambi in corsa. La partita sarà lunga, o Douglas Costa o Bernardeschi eventualmente entrano la partita in corso. Bernardeschi che è recuperato insieme a Ken, gran bella notizia, mi fa molto piacere. Bernardeschi ha saltato troppe partite per infortunio, anche Ken troppe volte ha saltato le convocazioni per piccoli fastidi, quindi abbiamo praticamente tutte a disposizione. Sono fuori. È recuperato anche Benatia, che dettaglio importante, a Bergamo avrebbe giocato se non avesse avuto un piccolo risentimento. Questo perché poi si erano fatte anche polemiche su alcune dichiarazioni di Benatia, ma evidentemente erano infondate. Sono fuori quindi quelli che erano già infortunati: Cuadrado, Cancelo, Barzagli ed è squalificato Bentancur. Gli altri praticamente ci sono tutti. Questo è quanto. Allora, ci vediamo domani con Juventus-Sampdoria e naturalmente il mio post partita. Lasciatemi i vostri commenti. Parliamo quindi in avvicinamento all'ultima partita della stagione, sperando che la Juve possa vincere, sappia vincere e sempre forza Juve.